Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, facciamo insieme questi biscotti da inzuppo, biscottoni, molto semplici da fare. Vi ho messo le dosi in descrizione. Inizio subito con le uova e lo zucchero. Userò uno sbattitore elettrico per montare bene le uova. Poi ho preparato l'olio di extravergine, il latte dove dentro metterò l'ammoniaca. Quindi userò l'ammoniaca per questi dolci, il bicarbonato di ammonio, che è un'ammoniaca per dolci. Quindi, però, volevo dire, se voi avete difficoltà ad usare perché magari vi dà fastidio l'odore mentre si cuoce, quell'odore un po' antipatico, potete benissimo mettere una bustina di lievito per dolci. Ok, come vedete ho sbattuto per benino le uova. Metto adesso olio d'oliva extravergine, il nostro olio, però volendo potete mettere anche quello di semi. Ci metto la vanillina, potete mettere anche la pasta di semi di vaniglia, di bacche di vaniglia. Ci metto la scorza grattugiata di due limoni, questi sono i nostri limoni, quindi bio. Giro un pochino e poi metto il latte dove ho sciolto scusate, l'ammoniaca, eccola qua. La sciolgo dentro il latte a temperatura ambiente. Lo aggiungo, scusate, mi è saltata la sequenza. E poi inizio a mettere la farina setacciata. Quindi continuo adesso con la frusta e aggiungo mano a mano la farina. Io ne ho messa 500 grammi, però vediamo perché bisogna vedere la consistenza, quindi magari ce ne può volere un po' di meno o un po' di più, a seconda del peso delle uova. Io non le ho pesate e quindi vediamo poi alla fine. Ok, continuo a inserire la farina. Allora, ritornando all'ammoniaca, l'odore si sente quando sta cuocendo, che però poi si leva, evapora, con il calore evapora quell'odore e assolutamente non lo troverete sui biscotti perché svanisce poi, Quindi se volete provate. Adesso tolgo la frusta perché vedete l'impasto sta iniziando a prendere consistenza, poi lo giro sul piano di lavoro, Adesso metto ancora un po' di farina. E giro con il cucchiaio. Allora, sul canale c'è già un video di questi biscotti al limone, credo che troverete, con la pasta madre. Però ecco, volevo appunto rifarli senza pasta madre. Ecco, vedete, adesso mi regolo con la farina, ne metto ancora un'altra pochina e poi continuo, lo lavoro un pochino con le mani, così. Lavoro ancora un pochino, vedete la consistenza deve essere questa, devono comunque rimanere un po' morbidi, però si debbono lavorare bene, quindi aggiungo un pochino di farina qui sul piano. Non più di tanto. Ok, adesso faccio riposare un pochino l'impasto, ma tipo 10 minuti, 10-15 minuti. Il tempo di scaldare il forno. Ok, passato il tempo, inizio a formare i biscotti. Quindi prendo un pezzetto, faccio dei tipo cordoncini,
un po' cicciotti perché i biscotti comunque non devono venire piccolini, sono tipo biscottoni. Quindi misuro così con il palmo, giusto una giustadina così veloce perché tanto poi crescono tantissimo in cottura e si aggiustano da soli. Ecco qua. Li bagno una parte dentro lo zucchero semolato, così. E li adagio poi sulla carta anche un po' di più di zucchero, che gli danno quell'effetto una volta cotti bello. E li appoggio sulla teglia, sulla carta forno. Continuo. Come vedete sono molto molto semplici da fare, semplici, veloci, non ci vuole molto e poi sono buoni, molto buoni da mangiare con il latte a colazione. Ne faccio alcuni un pochino più piccoli, volendo si possono fare anche tipo rotondi, li schiacciate un pochino, fate delle palline rotonde, li schiacciate, però così lunghi. Sono fatti apposta per intingerli dentro la tazza del latte o del tè. Ok, abbiamo quasi finito. Intanto ho acceso il forno. Il forno ho messo statico a 180, però volendo anche ventilato alla fine. Poi vi regolate naturalmente con i vostri forni. In forno al secondo piano, ok, e aspetto che si cuociono, ci vorranno all'incirca 20 minuti. Eccoli qua, guardate quanto sono belli, veramente belli. Sì, l'odore si sente in giro per casa di ammoniaca, però basta aprire le finestre. Guardate, sono bellissimi. E adesso l'assaggio e assaggiandoli non si sente assolutamente il sapore di ammoniaca. Vedete? Sono belli croccanti fuori e dentro sono rimasti un po' morbidi. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!